Io e Enrico lavoriamo insieme nella stessa azienda in Italy. Io faccio presidente e lui fa il cuoco. È uno dei 400 cuochi che lavorano sulle 4.000 persone tra Italia e Estero che lavorano da Italy. Ieri sera abbiamo deciso di venire a parlare insieme e ci siamo preparati due interventi, uno di lamentele e uno di speranze e soluzioni. Quale volete dei due? La seconda, tanto in ogni caso avrei detto la seconda. Il titolo è The Answer My Friend Is Blowing The Wind, la risposta è nei venti. Immaginate che io qui abbia una slide, questa è l'Italia, l'unica penisola che viaggia stretta da nord a sud su una latitudine perfetta chiusa all'interno di un mare buono, chiuso. Questo è puro culo essere nati in Italia, non è nostro merito. Un mare buono nel senso che i venti buoni dei mari, dei nostri mari, si incontrano con le brezze e le aria fresche delle nostre montagne, delle nostre colline che la incoronano completamente. E così succede che a Pra il basilico è più buono che a Genova e che Albenga. E così succede che il San Daniele è figlio della Bora e delle Dolomiti. E così succede che la pasta da secoli si fa a Gragnano perché i napoletani hanno visto che essiccarla lì, nella via Roma, nella via del vento, il Vesuvio si incontrava con Castellammare di Stabia. Così succede che la liquirizia è buona a Rossano Calabro perché figlia dello Ionio e dell'Aspromonte. E così succede che il mirto è buono là in Sardegna e lo zafferano è buono in Abruzzo. E da qui derivano dei numeri astronomici che voglio che li sappiate. L'Italia è campione mondiale della biodiversità del mondo, ha dei record incredibili. Siamo il paese al mondo che ha più specie vegetali, 7.000 esemplari di flora vascolare, il secondo, non il secondo, uno dei tanti è lo UK, tutto lo UK ne fa 1.100. In Italia c'è 58.000 specie animali, primato assoluto a livello mondiale. In Italia abbiamo 1.200 vitigni autoctoni, il secondo è la Francia con 222. Abbiamo 533 cultivar di olive, secondo è la Spagna con 70. In Italia ci sono 140 cultivar di grano duro, il più grande produttore al mondo, gli Stati Uniti d'America ne hanno 6. L'Italia è il campione della biodiversità a livello mondiale. È puro culo per noi essere nati in questa nazione, dobbiamo farcelo perdonare questa fortuna. Qualunque guardia questi numeri e poi va a vedere che tutto questo ben di Dio è in un luogo che è lo 0,50% della superficie del mondo, è lo 0,83% degli abitanti. Chiunque guardia questi numeri immagina che siamo la nazione più ricca e florida del mondo, è naturale. E adesso vi dico un altro numero che è impressionante. Noi abbiamo 267 tra DOP e IGP, 2, 6, 7, i Paesi Bassi ne hanno 6. Noi esportiamo 33 miliardi di agroalimentare, i Paesi Bassi ne esportano 42. Noi esportiamo meno della Germania, esportiamo la metà della Francia, ma lo sappiamo anche perché. Noi facciamo 11 miliardi di euro di vino, loro 21. Il problema è che loro hanno due organi di controllo e passano 10 giorni l'anno a fare pratiche, i produttori di vino. Noi ne abbiamo 11 e ciascuno di noi passa 3 mesi l'anno a fare pratiche. Ho un progetto straordinario per riuscire a prendere questa eredità e vincere del mondo. Il progetto è il seguente: alziamo il culo dalla sedia e andiamo a narrare questo nostro primato nel mondo. Dobbiamo imparare a narrarlo. Si può fare, è facile. Mi hanno chiesto perché venivo alla Leopolda e ho detto perché qui si cercano soluzioni, è un luogo di soluzioni, non è un luogo di lamentele. Passo la parola a Enrico. Buongiorno a tutti, io sono Enrico, ho 27 anni e faccio il cuoco ormai da 10 anni. Volevo condividere con voi quello che secondo me sono i valori fondamentali e come io affronto il mio lavoro. In primo luogo secondo me è importante l'educazione, ma non solo l'educazione nel sapersi porre, ma l'educazione in senso di competenze, e ogni giorno questa va coltivata. Io ad esempio in cucina la coltivo, ogni giorno assaggio prodotti diversi e cerco di educare il mio palato per proporre dei piatti diversi.
È un altro concetto fondamentale che mi ha aiutato a fare questo lavoro, mi aiuta tutti i giorni, lo spirito di gruppo. Solo con il gruppo, secondo me, si riesce a lavorare bene e raggiungere gli obiettivi. Sono giovane, ma questi secondo me sono gli aspetti fondamentali e devono essere secondo me gli aspetti fondamentali di un'impresa, dove c'è il confronto, dove tutti i giorni nella quotidianità facciamo il nostro lavoro, ci si può confrontare anche in modo aggressivo, ma con un confronto sereno e corretto. Quindi secondo me, se si parla di futuro, questi sono le fondamenta per riuscire a crearlo. Grazie. Grazie a tutti, ciao.